la stiamo pagando solo noi. Io sono in attesa di seconda dose, devo fare, però è stata un'avventura da prima dose. Mi ero inserito in piattaforma da solo perché purtroppo il medico di base non ha voluto inserirmi e questo ha portato a dei ritardi enormi. C'erano passati quasi 15 giorni e io non venivo contattato. Ho segnalato questa cosa, ho detto, guardate, cioè non è possibile che io con una disabilità grave non vengo ancora contattato. Lui ha visto le carte e giustamente ha detto, guarda, così non ti avremmo mai chiamato, mai. Ha detto perché le disabilità gravi come le tue vanno inserite in piattaforma dal medico di base. Questo perché noi abbiamo bisogno di un'anamnesi concreta, cioè veritiera. E mo il problema ce l'ho con mia moglie che non viene chiamata ed è passato quasi un mese. Se che io mi vaccino, tutto ok, no? Io aggiungo una protezione, ma se la mia convivente che lavora tutti i giorni non si vaccina, per me il pericolo resta invariato. Perché lei è una fonte poi di infezione per me. Per un effetto da osteogenesi imperfetta, che è una malattia genetica che colpisce l'apparato scheletrico. Cioè io soffro di fragilità ossea. Le mie ossa sono molto delicate, quindi sono esposto a fratture continue. E questo però mi ha causato una grave insufficienza respiratoria per un problema di scoliosi. Quindi io Dovresti essere faccio il primo a essere vaccinato, devi in essere. assoluto, io faccio ossigenoterapia e tra l'altro ho il famoso ventilatore polmonare. Ci sono nato, sono in carrozzina, sono soggetto a frequenti bronchiti, polmoniti. Quindi io stai parlando proprio col prototipo Di perfetto. soggetto fragile. Uno scrittore, faccio uno scrittore, diciamo, mi dedico a tempo pieno alla scrittura. Questa parte mia mi ha costretto, diciamo, a debellare tutti i rapporti sociali che mi ero costruito in precedenza. Io sono circa 8 mesi che frequento solo mia moglie e mia madre. Da 8 mesi a questa parte vivo in un contesto del tutto, come posso dire, fantascientifico. Ma è difficile, guarda, anche nel rapporto matrimoniale con mia moglie, perché comunque le responsabilità che poi gravano sulla coscienza del tuo partner sono ancora maggiori. Io non so neanche che conseguenze psicologiche mi possano portare alla fine, perché comunque penso che una conseguenza psicologica ci sarà, e anche questo nessuno sta pensando a quali saranno le conseguenze. Io sembravo un rincoglionito quando sono uscito, perché tu capisci, a stare 8 mesi chiuso in casa, esci, ti sembra tutto surreale. Mi sono tornata la sera a casa, ho avuto una crisi di panico, sono stato male, cioè, ho avuto un problema con la tachicardia. Siamo inseriti in ADI, cioè in assistenza domiciliare integrata. Quindi noi non ci dovevamo proprio spostare dal domicilio per andarci a vaccinare, sarebbero dovuti venire loro, semmai da noi, a vaccinarci. Fai Abbiamo di fumato. disabili che ancora devono essere vaccinati. Sì, ma tantissimi. Assistenza domiciliare, niente proprio in questi mesi. Zero, zero proprio, zero.
non siamo riusciti, proprio io non sono mai stato visitato né dall'ASL né dai servizi sociali del comune. Io da quando diciamo, è scoppiata l'emergenza, che sarà più di un anno, io non ho mai ricevuto assistenza, né, ma pure informativa, ma non parlo proprio Quella medica. materiale, però anche solo psicologica, informativa, per dire guarda, in caso tutto comportati così, fai in questo modo. No, io non ho contatti con nessun responsabile sanitario da febbraio, scusa, da febbraio del 2020. Ma prima della pandemia invece funzionava l'assistenza domiciliare a te? C'era, diciamo, un contatto sporadico, ma più che altro inteso alle verifiche mediche. Mi contattarono tipo un mese fa, ma nemmeno un mese fa, per dirmi che andava aggiornata la pratica, servivano dei certificati che io mandai e che a breve, tipo a distanza di qualche giorno, mi avrebbero fatto visita per, come al solito, diciamo, per verificare la mia condizione. Sto ancora aspettando. È un carico che si deve prendere cura tutta la persona con disabilità e chi se ne prende la responsabilità? I familiari, già c'è quella solita rete solidale che purtroppo è l'unica collegamento con la vita reale. È anche un problema a livello comunale, che può. C'è anche sul territorio, i servizi sociali sono totalmente assenti. Chiunque si è proposto politicamente in piena pandemia, un po' cade dal pero, non può dire ci siamo trovati addosso una situazione ingovernabile. E scusa, tu ne eri ben consapevole, nessuno si sta preoccupando di chi probabilmente non ha la possibilità di recarsi, cioè io ho mia moglie, mio fratello che mi possono accompagnare e l'hanno fatto, ma sta pure chi non ha nessuno, chi è solo, chi ha allettato.